Il Lecce per la salvezza, la Lazio per la UEFA, così la sfida allo Stadio Vei del Mare. Senza Castillo i salentini si presentano con Tiribocchi e Cacia tandem d'attacco. Il primo pericolo lo porta proprio l'ex giocatore della Fiorentina che dopo 20 secondi colpisce il palo. La risposta della Lazio affidata a Sarate, rientrante dalla squalifica, fuori Tommaso Rocchi, si fa vedere subito l'argentino, duetta con Pandev, molto bravo, ma la palla si schianta sulla traversa. L'argentino è favoloso tecnicamente ma gioca troppo da solo, qualcuno dovrebbe dirgli che certe cose riescono solo a Diego Armando Maradona. Ancora Ledesma, la Lazio ci prova subito con Lichtsteiner sulla corsia destra, affonda lo svizzero, molto bravo. Da questa parte il cross per Pasqualino Foggia che trova la deviazione di Stendardo, il gol dell'1-0. A differenza di Sarate, Pasqualino Foggia mette sempre la tecnica a disposizione della squadra, si fa vedere moltissimo e al minuto 10 trova il gol del vantaggio. Si spiana la strada per la formazione di Dagliorossi, ancora Foggia, non lo prende nessuno, palla dentro, sbaglia Sarate dalla parte opposta Brocchi, qui c'è un gol regolare annullato a Goran Pandev al minuto 17, materiale per la Moviola. La risposta del Lecce con Giacomazzi che mette questa palla dentro, Tiribocchi nel cuore dell'area di rigore, molto bravo il giocatore cresciuto nei giovanili della Lazio, colpisce il secondo palo per la formazione di Beretta. Con le immagini siamo passati alla ripresa, Foggia ancora in becca Kolarov, parte come un treno, poi ubriaca Stendardo e trova la porta e il gol del 2-0 al minuto numero 5, primo gol in questo campionato, secondo gol in Serie A per il serbo che dice di ispirarsi a Mihajlovic nei tiri, qui naturalmente si vede la potenza del serbo. Poi Rocchi entrato al posto di Sarate, serve al limite dell'area di rigore Lichtsteiner, ancora Foggia, bravissimo Benussi, gli chiude la strada. Il Lecce nel finale prova in tutti i modi a rientrare in partita, vuole accorciare le distanze, si affida ad Ariatti, gran tiro dalla distanza, ma la palla si schianta sul palo, la Lazio si avvicina in zona UEFA, il Lecce invece sproponda, al Salento vince 2-0 la formazione di Delio Rossi.